Ma intanto per rassicurare tutti quelli che mi vogliono vedere andare via, vi comunico che le trattative stanno andando avanti e come ho sempre detto, per correttezza, non perché lo debba, ma per correttezza, nel momento in cui avrò queste proposte scritte le sottoporrò prima a Danilo che è il socio della società e poi se lui non sarà interessato andrò avanti per la mia strada. Siccome poi sono una persona responsabile, la squadra si iscriverà al campionato senza nessun problema e se non ci sarà nessuno ancora fino a quella data, allestiremo una squadra competitiva per fare il campionato di Serie B del prossimo anno, come sempre è successo. Lei ha parlato qualche istante fa dicendo probabilmente De Cecco non entrerà nel Pescara e Oliveri ha più volte parlato con l'ex vicepresidente del Pescara che non sarebbe intenzionato ad entrare, però stanno andando avanti delle trattative con chi? Lo possiamo sapere? Ma quelli sono fatti miei, se Ma ci permettete. sono imprenditori non abruzzesi? Assolutamente sì, perché in Abruzzo purtroppo di gente disponibile a comprare il Pescara ce n'è poca e dopo queste manifestazioni ce ne sarà sempre di meno perché purtroppo nessuno ha voglia di fronte a un'annata sciagurata di sentirsi criticato in questo modo e soprattutto posso capire se avessimo fatto così male, siccome in questi 5 anni ritengo di non aver fatto così male, ma anzi al contrario di aver fatto anche molto bene, è chiaro che poi andare a parlare con un imprenditore locale e dirgli che deve entrare nel Pescara probabilmente ti fanno due pernacchie, una prima e una dopo. Presidente, lei ha detto che sta lavorando per un'eventuale cessione, comunque è in trattativa con degli imprenditori, ma se il presidente Sebastiani un domani, anche vicino, dovesse andare via, cosa ne sarà di Zeman? Zeman fa l'allenatore del Pescara, non è che se va via Sebastiani cambia mestiere. Però aveva detto che sarebbe rimasto a Pescara con la presenza del presidente Sebastiani nel giorno della sua presentazione. Ma siccome Zeman può decidere in tutta autonomia, come posso decidere io in tutta autonomia, poi nel momento in cui saranno definitive queste situazioni, Zeman prenderà una sua decisione come io prenderò la mia. Però ripeto, cioè, oggi a un certo punto quando cercato di attaccare anche il mister, per fortuna ho sentito una bella reazione da parte del pubblico perché non tutti sono d'accordo su questa cosa, anzi la stragrande maggioranza non è d'accordo, però in questo momento c'è la voglia di destabilizzare tutto, evidentemente. Va bene così, ripeto, non potevamo sicuramente aspettarci gli applausi perché un'annata così sciagurata. Penso che se ci riproviamo 10 volte non la facciamo e quindi è giusto che c'hai la contestazione, è giusto che c'hai la gente delusa, è giusto tutto, ma è giusto nei limiti.